bella canzone. È particolarmente? È in particolare? Tutti quanti gli staff, i direttori, i volontari, all the staff, tutti quanti i membri dello staff, comprese e Charles e tutti quanti i cuochi, tutti quanti che stanno lavorando qua in questo periodo, che tutti quanti che aiutano questo corso. E in generale, le persone in generale, lo staff del Vajrayogini e poi tutti quanti, tutti possono avere una vita significativa, lunga vita stabile e significativa e che possono generare velocemente bodhicitta ed essere in grado di causare la felicità degli esseri senzienti per questa vita, le vite future e la felicità ultima, la liberazione dal samsara e quindi di condurre alla completa, incomparabile felicità dell'illuminazione, di essere in grado di causare e che tutti quanti i loro desideri essere esauditi immediatamente in accordo al santo Dharma e non soltanto che diventino causa soltanto per la felicità, ma che ogni singola azione di corpo, parola e mente diventi soltanto causa per l'illuminazione e con bodhicitta e ok? Questo è tutto. Qui voi stessi e qui e tutte le persone, compreso il direttore. François. Compreso il direttore e tutte le staff, tutti quanti, i cuochi, tutti quelli che lavorano qua, in generale al Vajrayogini e poi in particolare durante questo corso, tutti quanti che stanno offrendo tutto questo spazio, dovete sapere che questo è in realtà. E tutti questi sforzi che voi mettete, è come è per molte, è come aver fatto il ritiro per molte vite, è come fare il ritiro per molte vite. In realtà è proprio così. Per molti e ogni karma negativo accumulato dal rinascere senza inizio è purificato. È già purificato per molti eoni di karma negativo di rinascere senza inizio, è già stato purificato. E anche se voi non state meditando, anche se voi non siete nel ritiro, dice non incontro nessuno, io non sono in ritiro. E allora non mangiate il cibo, non dormite. Non è così, no? È veramente lavorato intensamente, molto intensamente,
affrontando tantissime difficoltà, lavorando tantissimo, aiutando le persone a praticare il Dharma, particolarmente qua. Differente, le varie ditte fanno soltanto per i loro soldi, per far soldi, anche loro se fanno miliardi di dollari al giorno, però non è niente, è soltanto per gli affari, ma qui quella è la differenza, è che qua voi lavorate qua, il vostro lavoro qua, e chiunque viene qua per praticare il Dharma, chiunque venga qua è per cercare di guardare la propria mente, prendersi cura della propria mente, per domare la propria mente. Ogni persona che viene qua è per domare la propria mente e quindi per praticare gli insegnamenti di Buddha, gli insegnamenti del gentile e compassionevole Buddha, gli insegnamenti di Buddha per praticare bodhicitta, per la compassione, bodhicitta, per ottenere l'illuminazione per gli esseri senzienti, per ogni singolo essere senziente, per beneficiare. E quindi questo dovete comprendere, questo dovete sapere, questo. Chi state aiutando, chi voi state aiutando adesso? Chi state aiutando adesso? È la cosa più incredibile. Voi mettete sforzo giorno e notte, affrontate tante difficoltà, dovete sapere per chi lo state facendo. Lo dovete sapere per chi lo state facendo. Lo state facendo per domare la mente, per prendersi cura, per domare la mente. Il buddismo è per domare la mente, per pacificare la mente, per praticare bodhicitta, per aiutare tutti gli esseri sentienti, ovunque che loro facciano la pratica, qualsiasi cosa loro facciano, all'inizio sempre dovete pensare a bodhicitta, per praticare tutti gli esseri sentienti, per liberarli dal samsara e condurre all'illuminazione. Per questi esseri sentienti, li ho aiutati, voi state lavorando per loro. Questo è diverso che lavorare per una ditta, per una fabbrica, anche se prendete un miliardo di dollari al giorno, non è niente. I meriti che voi accumulate qua sono incredibili. Questi meriti che accumulate sono vasti quanto lo spazio infinito, sono come atomi, come gli atomi della terra. E quindi anche se prendete un miliardo di dollari in una compagnia, anche un miliardo di dollari al giorno, non è niente. Dovete riconoscere questo, quindi aiutare. La conclusione è che qualsiasi cosa voi facciate qua è, qualsiasi cosa voi fate qua è per le persone per cui voi lavorate, beneficiano innumerevoli esseri senzienti, per cui voi beneficiate innumerevoli esseri senzienti. Le persone per cui lavorate qua, per gli innumerevoli degli inferni, degli innumerevoli preti, innumerevoli ammirali, innumerevoli esseri umani, innumerevoli sura, voi state lavorando, quello che voi state facendo, per ogni singolo lavoro che voi fate, ogni singolo passo che voi fate, ogni singolo lavoro è aiutare innumerevoli esseri senzienti. Dovete sapere questo. Ok, quindi vedete, quando voi lavorate intensamente per gli esseri senzienti, quando voi fate un lavoro intenso per gli esseri senzienti, offrite servizio al guru, al così. You see? Many hundred thousand prostrations of mandala offering done. Molte centinaia di migliaia di prostrazioni offerte di mandala, offerte di mandala e tutte quante le altre preghiere sono fatte. Quando lavorate intensamente per il guru, quando servite il guru o servite gli esseri senzienti, questo è fatto. Contiene quando voi fate un lavoro intenso per gli esseri senzienti, dovete conoscere, dovete ricordarvi di questo, dovete ricordarvi di questo. Yeah,
Dovete riconoscere quello. E se qualcuno dice, oh, sono centinaia di migliaia di prostrazioni, naturalmente, certo, io non ho tempo di praticare, lavoro così intensamente, al centro di vigilanza lavoro così intensamente, per tutto il giorno, la mattina, di notte, non ho tempo di meditare, nella stanza e così via, e con gli occhi chiusi così, no? E poi qualche volta uno si addormenta perché uno chiude gli occhi. Non sto scherzando, comunque, ecco. Quindi dovete realizzare che... Sì, vedete? Geshe Gongchenpa, no, scusate, è Kadampa Geshe. Kadampa Geshe, come si chiamava? Non mi ricordo più il nome. E Geshe Kadampa, come si chiamava? Quello che diceva? Come si chiamava? Kadampa Geshe. What? Oh, Kumbawa. Who's that? Chinese. Thank you. Grazie. Sheshe. Sheshe. Kumbawa, yeah, that's right. Gampopa, sì. I should remember, but I forgot tonight. Non me lo ricordavo. Dovrei ricordarmi. Comunque, ho già l'Alzheimer adesso. Il Geshe Kadampa. Stavo meditando, non devo lavorare, e Don Dompa dice, era lì che stava traducendo, dice, Ribu Rimbu diceva, mi prendeva la matta, la madre ci cuca. C'era la maietrice, si portava dietro sempre un cuoco che lavorava per la maietrice. A me pensavo che fosse un monaco, mentre invece poi ho scoperto che era un monaco. E a me ho pensato che doveva avere un sacco di molto più realizzazione di loro. Gompawa. E la matrice aveva realizzato questo, che quando una volta ha chiamato tutti e tre davanti a lui, il traduttore Drom Dompa e il cuoco e Gompawa, e ha chiesto chi ha la più alta realizzazione. Drom Dompa è veramente la più alta realizzazione, perché è così impegnato a tradurre per la matrice, è sempre lì, e avrebbe santissime realizzazioni. E il cuoco a me, il cuoco come tutto è sempre nel preparare il cibo per la matrice, anche il cuoco aveva molto più il Geshe Kadampa, le realizzazioni sue erano veramente più basse delle altre, perché ha mostrato questo a loro, e quindi è così, anche se loro non avevano tempo per meditare, però erano così impegnati, capite? E quindi dovete comprendere questo, che sono così impegnati. Impegnati, quando la matrice ha controllato, il traduttore era il più alto, anche il più cuoco aveva la realizzazione molto di più del Geshe. E quindi con Pawa la realizzazione era molto più ed erano inferiori. Così.
That's one E quindi questa è una cosa che bisogna, deve essere riconosciuto, dovete comprendere e scriverlo nel vostro libro, nel vostro libro di appunti. Non dovete sentirvi depressi, non dovete, ci sono milioni, milioni, milioni di persone nel mondo che sono depresse, non avete tempo di deprimervi, non c'è tempo, non c'è ragione di deprimersi. E quindi ho detto tre citazioni, poi dopo finisco. E quindi potete dormire direttamente qua, no? Nell'ottanta radice di Kalachakra. Gavato, sono tamgeto. Nel testo di Kalachakra, nel testo della radice del Tantra, Kalachakra, ha detto il passato e presente, nei passati, presenti e futuri, negli eoni passati, presenti e futuri, anche se voi fate offerte a tutti i Buddha, anche se voi fate offerte a tutti quanti Buddha, then you save the life. Ma e voi salvate la vita di 10 milioni di vite, salvate 10 milioni di vite di creature. Non otterrete l'illuminazione in questa vita. Hai detto così. Il lama che ha oceani di qualità, con piacere il guru, voi compiacete il guru con la devozione, allora otterrete le realizzazioni comuni e supreme, sicuramente le otterrete in questa vita. Questo è quello che dice il Tantra di Kalachakra, quello che ha menzionato nel Tantra di Kalachakra, dovete sapere questo. Voi fate le offerte ai Buddha, salvate la vita a 10 milioni di creature, che salvate dall'essere uccise, e non ottenete l'illuminazione in questa vita, ma compiacendo il guru che ha l'oceano di qualità, che ha oceani di qualità, se voi compiacete il guru con devozione, allora definitivamente otterrete le realizzazioni comuni e supreme in questa stessa vita e l'illuminazione. Questa è una cosa. E l'altra è? Ishigyatso. L'oceano di saggezza trascendentale. Oceano di saggezza trascendentale. Kange lame chawa la kebe kande kange.
Adesso non mi ricordo, magari ci sono delle parole che mi mancano, forse un verso che mi manca. Who's expert Chi è in esperto the attributes of guru? nell'attività del guru? Kawa cheba chubu dode, kawa cheba chubundu, chacha bene tenenche. So, who's the expert Chi in è esperto nell'attività del completing guru, attributes of nelle guru? complete attività del guru? You see, it's much more meaningful È than molto più significativo protection che fare for prostrazioni eons. per eoni. Gava Cheva, 10 million eons. 10 milioni di 10 million eoni, eons, not 10 just that, milioni, non soltanto questo, ma anche per but the questo per protection. 600 You do volte. Voi fate much prostrazione, fate protection. molto, Unbelievable. per centinaia di migliaia di volte, 10 hundred. per centinaia, per 10 hundred thousand. Cheva, saya, 10 hundred. milione di volte, per un milione. Zaya. Per 1 milione di zaya. 10 hundred thousand zaya. Then cheva, 10 times like that Poi is 1 cheva. For 10 them. volte questo vuol dire cewa, vuol dire eoni. Anche questo, anche questo diventa 600.000 volte. 600,000 times like Questo that. vuol dire 600 milioni, Charge benefit, 600.000 volte brain questo. processing. Fare prostrazioni così tanto tempo. Allora Being expert. è diventare esperti nel completo lavoro del guru. Keep it on the kind. Go out, Cheva, to wound the church of Benitence. Oh, you have to understand that. Dovete comprendere So, questo. Essere esperti nelle attività del guru è molto, ma molto più significativo. What the guru advise? Quello che consiglia il guru, quello che il guru consiglia, quello che il guru vi chiede, quello che il guru vi consiglia. Se portate a termine quello che il guru consiglia, allora tutti i vostri desideri vengono esauditi, avranno successo. Qualsiasi desiderio voi abbiate, tutti i vostri desideri vengono soddisfatti, vengono esauditi. Se voi portate a termine il lavoro del guru, dovete scrivervi questo, dovete ricordarvi questo, dovete ricordarvi questo, dovete ricordarvelo. Quindi otterrete, e così voi otterrete innumerevoli meriti. Otterrete innumerevoli meriti, come vasti cieli, come gli atomi di questa terra. La macchina. Well, I think maybe that's enough. Magari adesso è abbastanza. L'ultimo, non ha importanza. No, 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 non ha importanza. Dico l'ultimo di l'ultima citazione. No, non importa. Allora, comunque per accumulare meriti, e poi la sostanza, le sostanze e i piaceri, e come piacere il guru, ecco, chiunque faccia questo. Lama nyeba su se
samsara. Si libera dal samsara. E ottiene lo stato senza sofferenza. E quindi ottiene il grande nirvana, che è l'illuminazione. Il grande nirvana, che è l'illuminazione. So free the breath. Per favore. Filled of the nirvana. Libera. So anyway, that, libera il campo del nirvana, non soltanto ottenere il nirvana, ma ottenere l'illuminazione. Quindi non bisogna ottenere soltanto il nirvana, ma ottenere l'illuminazione. Quindi. Well, and what it said in teaching is that the last one is the. Quindi, senti, dovete accumulare meriti, allora fate offerte per accumulare meriti. Anche se voi offrite anche solo un bicchiere d'acqua, una caramella, un biscotto, o un biscotto. Anche una frutta, una caramella o frutta, anche soltanto un pezzo di arancia, soltanto un. Allora, città del cura, vi avvicinate all'illuminazione. Quindi qualsiasi cosa. So cleaning. Pulire. Pulire la stanza, pulire il posto, il centro, o qualsiasi cosa, fare il cibo, preparare il cibo, anche offrire soltanto un bicchiere d'acqua, o un pezzo d'arancia, vi avvicinate all'illuminazione. I benefici sono questi, questo è il primo. Then you know the last one. L'ultima è questa. Then the last one. Quindi l'ultima, Sakyapandita ha menzionato che. Sakyapandita ha menzionato che. Kalwa chibisul, goza gangla, dobo tongle so, lame lamte kidichira du. Kalwa tongle, potato di ions. Per migliaia di anni, di eoni, tu fai l'offerta della tua testa e delle tue braccia e delle mani agli esseri senzienti per un mille eoni. Fate questi meriti che voi accumulate, questo li date agli esseri senzienti. Ma adesso, però, quando voi esaudite i desideri del guru, seguite i consigli del guru o qualcosa che il guru vi chiede, qualsiasi cosa sia, un ritiro, recitare mantra, o fare tenere dietro gli impegni, o vivere nei voti, o lavorare. I mean, you know, working. Lavorare, fare. Lavorare e fare qualsiasi tipo di. Qualsiasi cosa sia necessario, qualsiasi tipo di servizio sia necessario. E allora, vedete, quando voi seguite gli desideri del guru o le istruzioni del guru, allora anche tutti quei meriti che ci vogliono mille eoni per
da accumulare, se fate la carità, agli esseri senzienti, tutti i meriti accumulati li date agli esseri senzienti per mille eoni. Allora, ora, quando voi seguite le istruzioni del guru, i desideri del guru, li soddisfate, li esaudite i suoi desideri, allora, tutti quei meriti ci vuole soltanto che vengano accumulati in un secondo. Ricordatevi che questo, scrivetevelo nel vostro diario. Nel vostro diario. Accumulate questo in un secondo, tutti quei meriti li accumulate in un secondo. Li accumulate tutti questi meriti in un secondo. Che dici la D? Ah, solo la D. Dovete conoscere queste cose, dovete sapere queste cose. E quindi